Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Mass Effect Andromeda. Ritorniamo sulla Tempest. Allora, abbiate pazienza per questi giorni un po' di pausa, ma mi ero infognatissimo con Prey, ragazzi. Ve lo consiglio assolutamente perché mi stavo infognando veramente tanto. Ma don't worry perché proseguiamo anche con Mass Effect Andromeda, Non vi preoccupate, adesso è tempo di organizzarci. In questi giorni finiamo anche Siberia. Io già ho finito di registrarlo, quindi poi ci possiamo dedicare anche più a Mass Effect. Comunque, qui abbiamo selezionato la missione dei pompieri, quella che dobbiamo fare al centro di ricerca, il dispositivo per curare Alain. Però, per questa dobbiamo tornare al Nexus. Quindi, spippolando un pochino, cioè qui sembra che una creatura stia mangiando le scorte di cibo della Tempest. Esplora la nave per trovarla. Vabbè, questo si può fare mentre giriamo qua, però in realtà c'era. Comunque, una cosa che invece ho notato, come vi dicevo, le missioni lealtà che ci sono per i vari personaggi, ci ha sbloccato la missione lealtà di Vetra, cioè l'unica con cui non abbiamo mai parlato. No, ogni tanto sì, però di solito, vabbè. Vediamo cos'altro c'è. Questa qui la andiamo ad attivare. Così ci facciamo la missione realtà, lealtà di Vetra e poi proseguiamo anche con la missione principale. Cerca gli attivatori mnemonici, ci siamo. Cerca unità di disturbo nella stanza di Spender. Ok, sembrano indicare che Spender nasconda qualcosa di importante nei suoi alloggi sul Nexus. PB va bene, in attesa. Le arche, questa è in attesa. Tadir su Arval. Questo magari quando andiamo su Arval. Trova l'accampamento 2. Vabbè, andiamo a parlare con Vetra allora, che dovrebbe essere qui davanti, cioè qui sotto in realtà. Perché le missioni lealtà hanno il loro perché, come sempre. Allora, ci facciamo questa di Vetra e poi proseguiamo comunque con la missione principale. Vediamo se becchiamo Vetra. Dovrebbe essere lì. Apriamo la Hey, porta. Ryder, got an Salve. encrypted message from Sid. She has news and wanted to talk to us both. Connecting the call now. Finally, I've been waiting for hours. So you want to tell us what this is all about? I was listening to outpost updates and caught a message about settlers going missing. What do you mean they're missing? They didn't leave voluntarily. No work assignments, no mining expeditions, kidnapped. I dug around, and I think I know where they've been taken. A cave on a moon in the Ramov system. Originally an Angaran mine, I think, but they abandoned it. I don't believe the planet you're talking about is a moon. Whatever. What did I tell you about getting involved? I couldn't just do nothing. How do we know your intel's even reliable? It's reliable. We'll need more than your assurance. Se sa Who's mai, behind eh. this? Why target settlers? Ugh, does it matter? Are you gonna not save them if you don't like why they're in trouble? Sid, just give us everything you have on this. Already done. Could I come along? I want to help. You know the answer to that. Right, of course. Stay away from bad people, guns, bombs, Krogan beer. Ah, beh, che dalla birra You did grogano. good. I just want you to be safe, okay? Yeah. Vabbè, noi possiamo andare a raggiungere H047 nel sistema Remav. Tra l'altro, noi lì forse non abbiamo anche una delle missioni principali. Sì, un nuovo mondo nel sistema Remav. Perfetto, allora andiamo lì direttamente, così ci facciamo sia questa lealtà che quella principale. Approfittiamo della combo, facciamo le due cose. Quindi in questo caso magari ci portiamo Vetra sul pianeta. Conviene quando avete le missioni lealtà. Vabbè, di solito magari ve la mette in automatico, credo, eh. Almeno se non ricordo male, negli altri Mass Effect quando c'era una missione. Pod room, as usual. Aspetta, qua avevamo fatto. Mica ci avevamo cose da. Nessuna ricompensa da ottenere. No, l'avevamo fatto nell'ultimo episodio. È vero, quindi. Non c'è niente da recuperare. Don't worry. Andiamo con la nostra Tempest verso il nostro obiettivo principale e Now we're non. orbiting Azara.
Livello vivibilità 84%. Noi invece spippoliamo dietro e andiamo ancora più dietro. E vediamo dov'è l'obiettivo. Eccolo lì sotto. Al momento vediamo. Govorkam 33%, Vitas 37%. Ce ne sono diversi allo 0% che dobbiamo probabilmente ancora spippolare. Quello di più è Nol con Voeld, che è al 50% rispetto agli altri. Va bene, comunque, come detto, andiamo verso il nostro prossimo obiettivo, così combiniamo la missione principale appunto con... la missione Lealtà di Vetra. Sì. Allora, attiviamo come sempre lo scanner, ma non c'è niente da scannerizzare, quindi andiamo direttamente sul pianeta. Vabbè, saltiamo questa. Cioè, questo sarebbe Rema. E... zona di atterraggio. Ok, sembra abbastanza inospitale come... Allora. Drax no, Drax ce lo portiamo. Perché Drax è Drax. Drax, no, Drax. Dov'è? Eccola qua. Mercenaria. Ci sta, Vetra. Calcolando che probabilmente dobbiamo anche migliorarla un pochino. Forse non l'abbiamo mai abilitata a dovere, Vetra. Noi così stiamo a posto. Non abbiamo ricercato le altre cose perché, come detto, non... della divisa N7 ci servono molti punti, quindi... Look at all this. The Scourge did a number here, didn't it? To think this was supposed to be the Turian home, now the exiles have taken over. Cosmic radiation is off the charts, Ryder. You'll need to stay in the Nomad. Addirittura? Come cazzo facciamo? In normal situations they do. But this planet's magnetic field was disrupted when it cracked open. No protection from a cosmic ray tearing you apart at the molecular level. Vabbè, non c'è nessuna protezione a livello molecolare. Quindi staremo sulla Nomad. Non so perché siano scomparsi i sottotitoli. Vabbè, dobbiamo rimanere sulla Nomad, quindi... non lo so. vediamo. Shoulder to lean on, I can, you know, ask around. Got a box of spare somewhere? You know it. Trova la miniera abbandonata. Allora, fatemi vedere un attimo sulla mappa. Ci sono questi due... cazzo, però ci sono un bel po' di segnalatori. Questo è sconosciuto. Questo è la miniera abbandonata, mentre per la missione principale vediamo cosa ci va a dire. A caccia dell'Arcon... ah no, basta che... bastava arrivare qui. Vabbè. Comunque sta di fatto che andiamo a migliorare non il nostro pers... 21 punti ci abbiamo? Ma come 21 punti? Addirittura. Questi li avevamo... tecnologia... il fatto, sapete qual è? Che non saprei neanche se provare qualche altra cosa di biotica. Vabbè, fucili d'assalto li abbiamo migliorati. A sto punto andiamo a migliorare la... il fucile di precisione. Ce l'abbiamo, che ce frega. Tanto ci abbiamo i punti, no? Qua, allora, meno 25 peso, più 15 munizioni di riserva. No, il peso, così siamo a posto. Velocità di ricarica, dimensioni caricatore. Dimensioni caricatore. Aumenta cadenza di fuoco dopo uccisione 30%, aumenta stabilità dopo uccisione, aumenta velocità di ricarica dopo uccisione, oppure 20 danni più 20 forza. Facciamo direttamente i danni.
Ok, noi siamo a posto. Questo lo confermiamo. Andiamo a Vetra che ha 56 punti, Drac ne ha solo 10 e li andiamo a migliorare. No, non è vero, dobbiamo fare prima le missioni lealtà. Questo invece lo possiamo fare. Danni d'area, forza d'area, raggio danni. Facciamo questo. Danni contro corazze, durata stordimento, danni contro corazze. Quindi anche Drac. Sì, mi viene Drax. Non so. A posto, Vetra qua, stiamo freschi a mettere corazza energizzata, vabbè, questa ci sta. Resistenza a danni, boss rigenerazione, scudo, riduzione, ritardo, rigenerazione, saluti. Vediamo direttamente resistenza a danni, resistenza a danni. Diamogli un po' di questo. Questo poi ci vorrà la missione lealtà, come detto. Colpo stordente. Possiamo andare con aumenta danni massimi. Danni prolungati. Forse danni prolungati, almeno rimane stordito per più tempo. E esperienza difensiva, vabbè, questo sì, almeno è più. Scudi massimi, rigenerazione salute, salute massima, danni da mischia. Andiamo con questo. Resistenza ai danni. Ah, questo è uguale. Quando non è al riparo, quando è al riparo. Quando non è al riparo, dai. Questo anche ci vuole là. Trafficante Turian. Sì. Anche se non possiamo scendere, quindi non lo so fino a che punto può essere utile. 20% danni, danni dei poteri e forza poteri. Ok. E andiamo anche con questo. Turbo carica. Turbo velocità di ricarica. A posto così, ok, anche questa è fatta. Va bene, pronti per andare verso i nostri obiettivi. Questo qui credo ce l'abbia già sbloccato. A sto punto, non lo so, io andrei comunque a spippolare anche questi. Che dite, già che ci siamo? Tanto il pianeta secondo me non è che sia poi così grande. Gravity's lower than we're used to, Pathfinder. Gil says you shouldn't worry about accidentally hitting escape velocity. With me sitting in this, won't happen. È molto. Cioè, si sente poco, è molto vattato il sound. Automated protocols activated. Ok. Deploying forward station. Però ha il suo fascino anche questo. Questo pianeta. Oddio, pianeta. Più che pianeta è vera. Oppela. Mining zones in this region are available, Pathfinder. È I've added them to veramente your una nav system. roccia. Un asteroide più che. Sbam! Mamma mia, la prepotenza del nostro nomad. Se no finiamo Sam, malissimo. what is that? Ecco, A qua mining c'è una zone, missione. Pathfinder. You should be able to exit the Nomad once inside. What about the Grande. crazy space radiation? The dome structure prevents cosmic rays from entering. Pathfinder, this area can be mined We've for got targets! resources. You can extract minerals via your mining interface. Scusa, mi ha detto che dentro la cupola io potevo scendere, ma come cazzo entro nella cupola? Pensavo fosse solo una cosa energetica, invece mi ha risputato fuori, cioè l'ingresso You proprio can qua. drive into the airlock, Pathfinder. Aspetta, aspetta. Cazzo, c'erano le risorse. Got 'em all. Ah, giovani, state belli calmi qua, eh. Mamma mia, quanto siamo prepotenti. Occhio. Aspettate. Sbagliato. Metti il mitrone. E basta. Prendi a cecchino. Ok. Aspetta, resti. Devo iniziare a vendere anche un po' di cose. Vabbè. Ah no, oggetti 200. Abbiamo migliorato la situazione con questi cazzi. Nickel. Aia. Che cazzo, eh? Sbam. Calla was right. Exiles everywhere. What would they want with this place? Pathfinder, I detect a datapad nearby. It may provide answers. Aspetta, fammi prendere il nickel, già che ci siamo, poi andiamo a cercare le nostre risposte.
Allora. C'è un sacco di nickel, tra l'altro, eh. Ottima cosa. Le risorse ci servono sempre, quindi. Che ha fatto Drac? Questo macchinario. Ok. Allora. Aspettate. Dove... Perché mi ha indicato quella, non lo so. Dovrebbe essere... qui dentro e poi si scende. Equipaggiamento no, non ci serve. Ripristino munizioni. Ok, eccolo qua comunque. Vediamo il datapad. Qui c'è un sacco di terreno con Helio 3, ma credo che il deposito si esaurirà rapidamente. Quando avremo finito dovremo rientrare alla base. Crex aggiungerà tutte le cose. Non hai ricevuto il codice. Ok, dati danneggiati, quindi. Trova il quartier generale, trova i frammenti di codice. It can also be used to make highly effective explosives. Just what we need. Exiles with explosives. Let's get into that bit. Ehi, pezzo di merda. Mi devi ancora 80.000 crediti. Okay. The attached passcode is only a fragment. Data here indicates other mining domes. I've added the locations to your map. Ok, quindi pian piano, vabbè, ci inizierà a sbloccare anche altre cose qui sulla mappa. Yes, yes, yes. E giustamente si inizia. That data pad we found mentioned a guy named Crex. Any idea who that is? Doesn't ring a bell. If he's out here, he might be dangerous. Allora, questa è fatta. E ci ha raccolto le cose. Spero di sì. Comunque da qui possiamo andare. Camera stagna nomad, vabbè, abbiamo fatta. Possiamo andare qui e poi attraversare quella zona o andare Vabbè, ci stiamo. Il problema è anche arrivare lì, perché effettivamente credo ci possano essere anche problemi dal punto di vista della guidabilità in zona. Comunque questo è fatto. Eccola là, la vediamo già ad occhio nudo, quindi significa che andando magari, ecco, piano, se no cadiamo da qualche parte. Piano. Vai di prepotenza adesso. Ma anche una bassa gravità, eh. Vabbè, giustamente è piccolino come asteroide, non direi quasi pianeta, però. Quindi giustamente la gravità anche è meno prepotente. Vabbè che non dipende sempre solo dalla grandezza, ma anche dal quantitativo di magnete. Dall'effetto magnete che ha il nucleo del pianeta stesso. Però in linea generale la grandezza fa la sua differenza. Comunque siamo arrivati in quest'altra zona. Cerchiamo di vedere e capire, eccola lì l'ingresso. Piano con queste derapate aggressivissime. Sì, se sentite bassissimo l'audio è proprio così. È molto vattato il sound. Caccia il fucile, va. Che cazzo ha lisciato? Aspettate. Che fa? Scappa? A cecchindo cazzo, vai. Spam. Scappare. Oh bella. Senti il nostro Krogan che prepotenza. C'è qualcun altro qui sopra? Momento, eccolo là. Bam, c'era. Ok.
Già che ci siamo, munizioni. Vediamo un po' al terminale se c'è qualcosa. Dopodiché approfittiamo anche di tutto. Datapad. C'è l'errore, pare. Che non era quello principale comunque. Gotta wonder how all these personal lockers got off the Solarian Ark. Fell off the back. Sorry, old reflex. Allora, no, in realtà forse sì, era. Vediamo se c'è qualcos'altro anche qui sotto. Contenitore con un po' di robe che noi recuperiamo e. No, in realtà il datapad mi sa che era proprio quello che avevamo recuperato. Frammenti di codice. Invece non è vero, perché il frammento di codice dovrebbe essere qui sopra. Ah. Mamma mia, sono cieco. Ok. This Krex must be in charge of mining Helium 3. He's the one we need to stop. The passcode is still incomplete, Pathfinder. I require one more fragment. Che ci siamo scannerizzati, può essere utile. comunque, qui c'è del platino. È un po' pochino, ma ce ne sono tante di 'vene da recuperare. Ce n'era anche qualcuna di là. Eh sì, perché comunque queste, ragazzi, ci servono per fare armi e cose. Quindi, per quanto puoi utilizzare, vabbè, le sonde sia la scelta migliore dal punto di vista dell'ottimizzazione, cioè spari una sonda e ti recupera un bel po' di risorse, però quando ci capitano così non è da escludere la raccolta. Va bene. Allora aspetta, tornando a noi, qui c'è l'altro frammento, è abbastanza vicino, poi c'è questo, ok. In realtà qui a destra c'è anche, scusate un attimo, c'è una zona. I also detect multiple frequencies originating from the area. They have communication with Kadara. Guarda qua, guarda qua. Sbam. Aspetta, no, più in qua. Oddio, dipende. Magneto o silicio. Una via di mezzo. So wait, you're Kesha's father? Grandfather, actually. She tell you about me? Not exactly. She did used to swear up and down about a stubborn old fossil, usually while hitting something. Stubborn old fossil. Ok, adesso non ne vale la pena. In realtà sì, ce n'è ancora di roba. Ora è esaurita. Mamma mia. Aspetta che stiamo un attimo svolazzando col Nomad. Quanta prepotenza. Vai, vai. Ha il suo perché anche questi giri nel su questo pianeta che, come detto, sembrava una roccia che faceva cagare, invece occhio, invece è una roccia che fa meno cagare, dai. Guarda qua come siamo sportiveggianti. Piano. Siamo arrivati un po' troppo spavaldi, un po' troppo spavaldi comunque. Oppela. Caccia il fucile e spacca dei culi subito. Così noi subito di prepotenza ci insinuiamo. Via, via. Cazzo, vai. Ageki, porca troia. Merda. Adesso ci spacca il culo. Ok. Mamma mia, Drac. Grandissimo.
Eh no, se no noi ci stava spaccando il culo. Ci ha dato una mano lui. Una grande mano. E basta. Another data pad nearby, Pathfinder. Vabbè, non ci prendiamo i meriti. Questa vetra è arrivata così di prepotenza. Allora, mettiamo a posto. Prendiamoci il datapad, il frammento necessario. E ok, adesso abbiamo il codice. Intanto me frego pure altre cose. Ci stiamo. Poi controlliamo tutto. Marking the Excel base in your system. Good. Let's put an end to whatever Crex is doing. Saluti da Kadara. E qui di solito se c'è qualcosa di utile ce lo attiva. Che devo scannerizzare qua. Quello già l'abbiamo scannerizzato, quindi ci sarà qualcos'altro qua dentro. Non lo so. Sì, ci dà un po' di punti, non niente di clamoroso, però recuperiamo la salute e fatemi vedere un attimo. Qua possiamo andare qui. Dopodiché ci ha attivato questa, ma a quel punto noi andiamo direttamente alla missione lealtà di Vetra, già che ci siamo. A questo punto andiamo però a recuperare un po' di... cos'è? Uranio? Non lo so, ma questo colore verde. Uranio, sì. Vai di uranio prepotente. Ok. Ce n'è dell'altro? Abbiamo finito così poco, ce n'è, mi sembra strano. Tutta sta caciara per così poco uranio. Ah, eccolo qua l'altro. Ok. A posto, dai, direi che può andar bene così. Allora, adesso andiamo prima a sbloccare l'altro coso qua. Punto di salvataggio. Un momento che me lo segno. Eccolo. This dust is packed with valuable resources. An effect of solar radiation. The radiation is also partly what makes this planet dangerous. So how'd you meet Cash? A few years ago, I was running with a mercenary band, mostly smuggling work. Nova Force. Ambitious name for a small-time crew. E da qua vado prima a questo, dai, poi andiamo da... On one of the jobs, I got caught by Kesh. Made a deal. I got her some experimental prototypes out of Terminus. She didn't turn me in. It became a thing. She was always good for jobs. Paid well, and upfront. Credits helped me go independent. But then I got suspicious. All the things she was asking me to get. So I asked. That's when I heard about the initiative. She brought you on. Oh yeah. I bought the pitch, like everyone else. Tanto stiamo recuperando un po' di materiale. Allora, dove sta sto... momento, perché avevo visto che c'era il dirupo, quindi vorrei un attimo andare in modo cauto. Non è vero, perché siamo saltati come se non ci fossero domani. Ma a che punto siamo? Dobbiamo fare la, no, la strada qua a destra. Non avevamo finito lì le risorse da poter ciullare, ma va bene così. Famo che va bene così, se no rischiamo solo di metterci un secolo. Anche se effettivamente... è molto figo, molto figo. Allora, andiamo come detto prima
al punto di salvataggio che dovrebbe essere. Dove cazzo sto io? Scusa. Ah, sto qua. Non ho capito perché. Spona la mappa altrove. Comunque, questo è fatto. Activating automated. Attivami la missione lealtà 2. Forward station È a deployment. posto. Ah, comunque è You dentro think una di Kiss queste lied capsule, to va you? bene. Nah, she's not the type. I'm pretty sure none of us really Aspetta, aspetta. knew what we were getting into. Con stile. Spam. Bamboozled. Nice word. Yeah. According Occhio. to Sid's intel, that's Aspetta. where those settlers are being Rischio. held. We should check it out. Stavamo per decollare. Cioè, stavamo per. Siamo decollati malissimo. Ci sono nemici qua o. I do not No. detect life in our immediate vicinity. Sembra di no. Let's head in, but stay sharp. My sister may have missed something in her. Vuoi intraprendere questa missione? Eh sì, perché no? Oddio, se ce lo chiede. C'è qualcosa che non quadra? Sarà meglio fare un salvataggio prima di entrare qui, vabbè. Vediamo, vediamo. Looks like no one's home. I swear, if Sid sent us on a pointless search, I'm going to drill her shin plates. Aia, occhio. Move!